Abiti vicino alla chiesa? Ho la chiesa in fondo alla via, praticamente. Ah, ho Quindi, capito. una gran rottura di coglioni. Cioè, perlomeno. Manca la mattina suonano le campane, quindi? Sì, dalle Da che 7 di ora? mattina. 7 di mattina, tipo. Porco due! Ah, te ci avrei fatto l'abitudine, immagino. Sì, ormai, cioè, naturale. Qui ancora non parte, però secondo me già siamo online da un pezzo, che sentono già i nostri discorsi di campana, infatti ci siamo. E quindi, hello boomers! Ciao a tutti ragazzi, ed è un piacere avere, no, da qua lo devo indicare, il ritorno di Michael. Ciao, come va? Tutto bene, Can, tutto bene. Benissimo, oggi puntata particolare, cioè il format lo conoscete già, è Heard That Sound, quello dove ci andiamo a fare un playthrough, no, un listening through, playthrough, lo suoniamo e non credo che siamo in grado di suonare soprattutto le parti di Direi, basso. ma anche quelle di batteria, no? Boh, non No, tanto non su molto quest'anno, sì. complicato. Infatti andremo a parlare di A Man Not Camel dei Friends and Romb. Dai, mentre condivido, spiegaci un po' della scelta dei Friends and Romb, come mai? Non è una cosa usuale. Ma tra l'altro quella foto che c'è lì nel video, quella Qua. è la copertina della stampa australiana, quella che non ho Bene. preso, quello che non ho preso quando ero giù. Però lo recupererò prima o poi, quindi. Allora, E perché come mai Friends Friends and Romb? and Rome? Perché, boh, a parte che sono uno dei miei gruppi preferiti del genere, però, dico, cioè, hai inaugurato questo nuovo format, prendiamo qualcosa di particolare, no? Non le solite robe, non solite ruffianerie. Il perché di sto album, penso che almeno per la nostra generazione è quello più famoso, Sì, no? decisamente. Almeno qui in Italia. Non è il primo che ho ascoltato. Il primo che ho ascoltato è. Aspetta, sono stati questo. Spero che non ci sia la censura su Twitch. Ok, non farlo vedere proprio bene bene perché, Così, dai, mettiamola così. ok? E poi questo, che è il primo album ufficiale, Coughing Up a Storm, che hanno appena ristampato in vinile, tra l'altro. Tra l'altro, te mi dicevi che sei mezzo australiano? Esattamente. Ah, non lo sapevo questa. Legalmente, più che di sangue, però sì. Quindi hai il passaporto australiano? Esatto, doppia cittadinanza. Ah, per chi non lo sapesse, Friends and Romb, band australiana, e credo proprio di Sydney, vero loro? Esattamente, del Di Sydney? quartiere. Formati nel 91-92, ci sono varie scuole di pensiero. Di che quartiere sono loro, di Sydney? Sembrava essere Newtown o Merrickville, cioè il quartiere quello che adesso è hipster, diciamo. Ok. E nel corso degli anni, dai, intanto mettiamo il disco e poi ci facciamo un po' di chiacchiere sull'album. Esatto. Ok, allora. Perché inizio poi, cioè, questo pezzo è veramente totale. Allora, è loro band australiana che proprio in questo periodo ha avuto grandissimo successo per il fatto che fossero una band che usciva appunto per Fat Records. E qua erano diventati piuttosto famosi. Te l'audio senti bene? Sì, tutto bene. Ok, Pompa abbassiamo bene. un po' loro. Ok. E uscivano sottofatti. Ti dico come li ho conosciuti io. Tramite questa compilation, Survival of the Fattest, è una delle classiche compilation della FAT, che tra l'altro anche in versione cassetta, dove Bella, bella. c'era tra l'altro Deadstock, la cassetta, non è ancora aperta e non credo l'aprirò mai. Questo invece è uno dei dischi che ho ascoltato più in vita mia. E qui c'era appunto Run, uno dei loro Esatto. classici. Che però E vai, vai. Run, c'è Run nel suo album qua, che non è Sì. uscito sotto Fat Wreck, però è uscito da quell'album lì,
hanno fatto uscire i pezzi di questo 7 pollici. Già. E esatto. Qui c'è intanto Warhols che dice: bella, pensavo che avrei saltato questa live causa Milan, ma per i Friends and Rob ha paccato il Milan. Giustamente. Giustamente. E tra l'altro qua nella caption della compilation su Friends and Rob dice: Australian for punk translated for the native aborigine, tradotto per il nativo linguaggio aborigeno vuol dire amico dei marsupiali, punk. E nella canzone c'è scritto Run, dov'è che è la numero 12, e previsoria released in the, ancora non rilasciato nell'emisfero nord. Beh, esatto, perché poi questo album qui, cioè non questo che stiamo ascoltando, quello è del 95 tipo. No, dico, andato disperso. Questo qui era già uscito nel 1995. Esatto, come questo, no? E uno si chiede perché il primo album su Fat Records, ovvero quello che stiamo ascoltando, sia uscito tipo 4 anni dopo. Non si sa. Ecco, perché allora, e prima di tutto c'è da capire su che etichetta sia uscito appunto questo disco, perché Man of Camel esce per Fat Records, ma anche per Stati Uniti, anche immagino il resto del mondo, ma loro avevano già le uscite australiane per Shagpil Records, che è un'etichetta esattamente australiana. Esattamente, sono andato a guardare prima, a spulciare, perché non avevo mai fatto caso a sta cosa dell'etichetta. E diciamo che gli altri gruppi più conosciuti sono i Bodyjar, altro gruppone. Salutiamo Tutto l'M 2022. E poi anche i Cosmic Psychos, che sono più grunge rock, diciamo. Sono dei gruppi che hanno ispirato i Melvins, la scena di Seattle, quindi proprio antichità. E okay, praticamente, almeno per quel che riguarda questo 7 pollici, è stato buttato fuori da Fat Mike dopo che i Friends of Rome hanno supportato i NoFX in tour australiano. Sì, infatti sapevo di sta storia, che avevano fatto da aperto per i NoFX, erano rimasti ben impressionati, e dopodiché ha voluto poi giocarsi la carta e produrli poi per quel che riguarda gli Stati Uniti. Esattamente, cioè ha dovuto aspettare altri due album. Forse è quello prima di questo, che questo Meet the Family, forse già questo meritava di stare su Fat Record, però è uscito su Shagpile anche questo, e l'hanno ristampato recentemente anche questo, perché trovo tipo qua. You are not my friend. Eccoli qua, bellissima sta ristampa. Tra l'altro in versione... Vai, aspetta che allora ti metto grande se vai a far vedere il colore. Wow, bello! Che... come viene chiamato su Discogs questo colore? Colostomy Bag. Come? Colostomy Bag. Cosa vuol dire? Penso il sacco, la sacchetta della colostomia, non so come è in italiano, cioè sacco di piscio probabilmente. Ah ok, il sacco di piscio, sì. Infatti di solito quel giallo lì ha sempre dei riferimenti al piscio nel colore dei vinili. Esattamente. E quello lì, vai. Secondo me quello lì era già potenzialmente a Fat Records. Decisamente. E la band cominciò subito a diventare, appena firmò per Fat Records, a fare dei grand tour. E qua dalle nostre parti si vedevano spesso. Io la primissima volta loro li vidi al Vidia Club di Cesena, che vennero in apertura ai Les & Jake. Okay. Les & Jake stavano portando Border and Boundaries, quindi si parla di 2000, una roba del genere. 2000-2001, sì. 2000-2001, e loro quindi erano con Shut Your Mouth in quel periodo.
Beh, altro bel dischetto. Altro gran disco, secondo vabbè, me. Vabbè, che poi, cioè, alla fine hanno avuto sempre degli alti. Sì. Cioè, non hanno mai fatto l'album totalmente figo, perché ci sono sempre pezzi che dici, vabbè, però in linea di massima ha saputo sempre mantenere una costante in salita. E proviamo un attimo a inquadrarli musicalmente, perché non è facile, perché hanno una forte matrice pop punk, soprattutto sì. Come stiamo, adesso sotto stiamo sentendo uno dei pezzi più tirati del disco, però molto melodici, molto tecnici e una grandissima componente di sarcasmo. Sì, hanno appunto questa... E che altre l'attitudine più che il modo di suonare anche, no? Che li differenzia un po' dalla corrente americana. Sì. Hanno penso quegli humor australiano che li contraddistingue. E poi appunto non è il solito tupa 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 delle prime uscite Fat Wreck, no? C'è più un gusto e tutto quanto. È una voce anche particolare rispetto a quelle standard dell'etichetta, sì. No? Molto, un po' più nasale, melodie non così scontate, non è un gruppo assolutamente facile o facilone, perché è un gruppo anche piuttosto complesso da sentire, però i riferimenti al pop punk li fanno, ecco qua una bellissima paragone, Guttermouth Core, cosa ne pensi? Oddio, non saprei, sai, perché c'è, perlomeno per me i Guttermouth sono stati sempre la coppia grezza di NoFX, almeno inizialmente. Per il periodo Friendly People, Teriyaki Moto. Sì. Poi li trovo più melodici dei Guttermouth, sinceramente. Se poi vai a pensare ai primi album, tipo quello tipo Run. Sì. Cioè, il basso c'è una roba fuori dal normale, cioè sì, quel modo di suonare, ma lì era soprattutto dovuto credo al bassista. Allora, bassista adesso c'è dal Failure al basso, all'epoca c'era questo Lex che quando venivano a fare i tour c'era questo Lex che slappava un casino, esattamente. Quindi... il punk rock col basso slappato e sembrava una roba assurda. Oh, ma se ci pensi, sono quelle piccole cose che differenziano il gruppo e lo fanno a sé stante, perché effettivamente non è che trovi che dici chi assomiglia ai Fans of Rome, cioè non neanche i gruppi australiani di adesso, cioè pensare a che ne so, magari chi c'è adesso, i Decline, sì? I Local Resident Failure. E quegli altri sotto Fat Wreck, com'è che si chiamano? I clowns sono più rock and roll. Sì. Cioè, quando li ho visti, perché io ti dico, li ho visti in Australia nel 2016 per la prima volta, i Fans of Rome. Qua in Italia non sono mai riuscito a vederli. E avevano appunto i clowns in apertura. E alla batteria avevano il turnista, perché avevano un batterista con la spalla sfasciata. Avevano quello che fa... tutte le discografie in 5 minuti. Sì, sì. È molto famoso, sì. Kai Smith, tipo, si chiama. Sì. Che è il batterista di Local Resident Failure, quindi c'è una chiusura, tipo. Però sì, non sono facilmente collocabili e sono anche tanto snobbati, secondo me, rispetto ai gruppi storici. Allora, il fatto che vengano dall'Australia è sicuramente un impedimento un po' per l'Europa, o meglio, all'epoca venivano spesso, infatti mi ricordo che vennero al Vidia con Les and Jake e l'anno dopo tornarono subito come headliner, di spalla i Sunny Towers ci furono. Prima della svolta cristiana, no? Cioè... molto prima della storia cristiana che... Tra l'altro la locandina ce l'ho nell'archivio, locandina, adesso non me la sono preparata naturalmente da bravo babbo, con la scritta Sunny Tower scritta male, e vennero a Rock Planet infrasettimana e 400 persone c'erano, quindi era una band che tirava parecchio all'epoca.
Ma diciamo anche che all'epoca era un genere che tirava e la gente andava ancora ai concerti. Sì. Cioè, pensare solo a quello che era l'Independent del 2000, quello con Use for a Name, Millen Collin, i Blink, Limp Bizkit e tutto quanto. Rivedere i video adesso, cioè quel pubblico lì non lo ritroverei mai più a no, fare tutto quel casino. Noi che avevamo 20 anni di meno e in più tutta l'altra gente che era lì e andava per moda perché faceva figo andare al festival punk rock, era un po' non come il rap di adesso, ma così era un genere che si ascoltava anche su larga scala. Esattamente. E quindi dopo anni 2000 dopo, che probabilmente molte band hanno cominciato a faticare, loro venendo dall'Australia facevano probabilmente più fatica a battere l'Europa e sono rimasti un po' tagliati fuori. Sì, di base sono rimasti grandi in Australia. Penso sia lo stesso discorso che si può fare per gli high standard. Sì. Big in Japan, big in Australia, no? Perché anche Fred Zalone, se vai a vedere i video di tra 2000 e 2005 sui vari Big Day Out, cioè suonavano davanti a un disastro di persone, c'era il macello, tipo. E tra l'altro loro tuttora sono big in Japan, e andando spesso in Giappone mi è capitato di vederli diverse volte, anche perché da Australia a Giappone è come per noi fare un tour europeo, si organizzano e vanno quasi tutti gli anni a suonare là e hanno un buon pubblico in Giappone perché riescono ad andare molto spesso. In Australia addirittura sono finiti tipo nelle classifiche, quelle di fine anno, top 20. Tipo in casa sì. Di mio zio ho trovato un CD con tutte le becerate che puoi trovare, pop rock e tutto quanto. Tipo e poi in fondo. Pop the Pops? Dico tipo Festival Bar, però quelle compilation così, tipo quelle di fine. Che andavano una volta più che altro, no? Sì, sì, sì. E poi scorri tutti i nomi di. Non so chi possa essere, cioè roba pop, stare tipo Kylie Minogue, robe così. E in fondo prendo la roba, mi ha fatto morire come cosa, perché c'è una compilation così. Allora, Matusalemme dice che c'era Independent 2000, che era quello famoso con Millen Collin, eccetera. Festival più bello di sempre, cominciarono alle 15 gli sconosciuti Muse. Cioè, addirittura prima di Verdena erano. Sì, prima Muse, poi Verdena, è vero, è vero. Poi no, Muse non me li sono mai cagati, mai, quindi... Sono nella mia top 3 di gruppi da eliminare dalla faccia della terra, però. E gli altri due chi sono? Rammstein e i Gogol Bordello. Basta, sai che te la appoggio? Te la appoggio tranquillamente. Oddio, da eliminare no, però sono nella mia lista nera, come chiamato. Sì, così. Sì, sì, ognuno ha la sua lista nera ed è bello dire gruppi che non ci piacciono. E tra l'altro dovevano tornare quest'anno al Svampfest di Friends and Rumble, era quest'anno. Esatto. Che io tutta l'estate, quando i contagi si abbassavano, dicevo: ah cazzo, adesso vado lì il 31, mi faccio Halloween in Austria, ci sono i Friends and Rumble, ci sono i Get Dead. Me la sono anche scordata quella lineup perché era estremamente figa e ci sei rimasto malissimo che non l'ho potuta vedere. C'è stata la scena, vabbè. Non si può far niente su questa roba, quindi purtroppo. Cosa? Però penso che non si può far niente con questa roba ormai, cioè. No. E però vivevi l'estate come... C'è stato quel momento come per dire sì, dai, dopo l'estate si abbassano i contagi, non tornerà, non ci sarà la seconda ondata, non l'immaginavi? Ok, quindi... un minimo di speranza, diciamo. Ci credevi che potevi andare a vedere quel concerto e quello era mentalmente quello che sarebbe stato il mio prossimo concerto, cosa che poi non è successa e ci sono rimasto male. Direi. E allora, quindi questa è la copia australiana, quella che stiamo vedendo noi. La copertina, sì, esatto. Sì, perché che praticamente copia... ha lo stesso font che hanno i titoli di base di... si vede sì. No, okay. Yes. Però in realtà ha la scritta diversa tipo. Ah, è vero, aspetta che le metto a confronto. Sì, quindi il cammello è sempre lo stesso.
quella fata meglio, perché all'epoca era importante che si dovesse vedere la... Aspetta che ti metto grande. Quella edizione vinile? Sì, ristampata anche questa, non è quella Fat Record. È ristampata su... Non ne ho idea. Ok. Penso sia autoprodotto. Perché le stanno facendo loro ste ristampe. Vediamo. Aspetta che ci guardo il set di che anno è. Anno scorso, tipo. How much did I fucking pay for these records? Dovrebbe ecco, essere. Ecco, esatto. Questa okay. È una normale edizione trasparente, splatterata bianco. Aspetta che la guardo che sono in altro piede. Oh, bello! Cioè, non so se ci sia un significato dietro che non si sa mai con loro, però cioè... Però allora, sì. Allora, una curiosità. Il cantante Jason Woolley, personaggio fighissimo, lui era... cioè, è tuttora l'host di un grande programma radiofonico australiano, vero? Sì. Dovrebbe essere su Triple J, forse qualcosa di simile, però sì. Quindi un riferimento a una nostra radio, una Virgin, una DJ? Più Virgin. Okay. O cosa sono quelle che altre cose? Cioè Radio Marilu, Radio Freccia, quelle cose. Quelle che comunque mettono tanta roba alternativa. Quindi una radio indipendente. Sì, a parte che basta uscire fuori dall'Italia per trovare radio decenti, ma... Ed è anche l'unico membro originale del gruppo, sì, rimasto. È rimasto l'unico originale perché poi il bassista adesso è dal Failure, dei Failure appunto, e all'epoca c'era un ragazzo che adesso non c'è più, e poi sì, il chitarrista, vabbè, è quasi sempre stato... Quando l'ho visto io, Lindsay McDougall. Sì, lui è entrato con su Meet the Family. Nel 96, sì. Esatto. Che tra l'altro ha non so che patto col diavolo, perché è sempre più giovane. Allora, ti dico una cosa. Quando li ho visti io, dovevo vederli a fine 2015, tipo 10 minuti a casa di mio zio. Poi è venuto fuori che lui doveva operarsi un occhio, perché sennò rischiavo di perderlo. E quindi hanno annullato Lindsay. E poi hanno annullato tipo le ultime tre date. Io ero lì che mi mangiavo le mani, perché ho detto per una volta che posso vederli, niente. Poi hanno, hanno annunciato le date a gennaio e sono andato a vederli a tre ore e mezza da Sydney, tipo in un tipo un multicentro trashissimo che aveva tipo sala bingo, ristorante, mensa e tutto. E sopra aveva questa sala da 1500 persone. Ho detto, siamo tipo in mezzo al nulla, avrà un concerto di merda. Invece alla fine sono venute tipo 500-600 persone, quindi è stata una bella bomba. Anche perché era una zona che non era servita tra una città e l'altra, quella? Lì è tanto strano come sono ubicate le... Quel posto è, adesso non mi ricordo il nome del paese, però è tipo quello che negli anni Ottanta doveva essere l'ultima tecnologia in fatto di vacanze, tipo la meta definitiva. Poi ovviamente è andata in declino, è diventata tipo... non saprei a cosa paragonarlo, sinceramente, qui in Italia. Ma tipo... Ok, forte! Boh, che non so, doveva essere Rimini invece qualcosa più becero della Riviera, non so. E quindi in Australia come funziona? Le band fanno il tour australiano oppure fanno tipo le date spot? Le band australiane intendo. Allora, ti dico, quel tour lì, le Friends of Rome, erano tutte città con nomi assurdi, cioè non erano i grandi centri tipo Sydney, Melbourne, Brisbane, erano proprio tipo... che ne so, come Lugo, come non so cosa possa essere. Grande, hai scelto Lugo. Vabbè, sto cercando qualcosa che... Band suonato a Lugo. Infatti. Più che altro, cioè, per farti capire un po' come... Sì, sì. Come può essere, oppure... Boh. E che poi lì hanno dei nomi assurdi, le città, quindi fanno anche ridere, tipo Wollongong o tipo... E ci va gente in questi centri?
Ma a vedere dai video, perché cercavo il video di quel concerto e non l'ho trovato, però ho visto altri video di quel tour, è sempre pieno, quindi cioè, sono un gruppo che tira lì, cioè. Continua a Mentre tirare. per la domanda di prima, una band che fa il tour, cioè tra Brisbane, Sydney, tra varie città, cioè, spesso le distanze sono tantissime, quindi conviene volare. Vedo le band americane, eccetera, che magari fanno. Poi una cosa che va molto in Australia è la doppia data nello stesso posto, vero? Ma penso di sì, anche perché cioè, se prendi un'immagine dell'Australia su una cartina geografica, la prendi e praticamente ti copre l'Europa, e quindi è come fare un tour europeo se fai solo le città principali. Quindi. E poi ovviamente ci sono tanti concerti. Io mi sono accorto, tipo girando per città. E tu di che zona sei quando vai là? Dove, in che Sydney. paese? Sydney. Sydney. E E la zona girare. con più mossa è Melbourne, ho sempre sentito dire. Sì, penso di sì, non ho mai tipo ampliato il discorso, non sono mai andato a cercare le varie scene e tutto quanto. Cioè, se vedo che c'è un gruppo che viene dall'Australia, me l'ascolto, però non vado a capire da dove viene. Sì. Stavi dicendo? Ah sì, che girando per città, sai, vedi manifesti, cosa che c'è a parlarne adesso qui sembra tipo archeologia, però è tipo mi sono perso anche un ritello per un giorno. Cazzo, fighi del ritello! Esatto. E lì i prezzi come sono col dollaro australiano? Molto alti per i concerti? No. Cioè, col cambio no. Ok. Per il loro genere, per il loro stile di vita, tenore di vita neanche, quindi cioè è un win-win alla fine. E Perché perché c'eravamo sentiti. il loro Vai, vai. biglietto mi pare, almeno quando l'avevo preso inizialmente per quello che è stato cancellato, l'ho pagato tipo 13 euro col cambio, Ah, quindi. ok. Poi quando sono andato a vedere invece ci ho fatto mettere in lista perché gli ho spiegato tutto. E Ah, ok. mi rispondevano a turno, no? Quindi capivi dal tono delle risposte chi è che rispondeva, no? E perché, per esempio, adesso in Giappone, questa cosa del punk rock, dopo sì, in Australia, Frozen Rome sono una band locale. Però, per esempio, se vai a vedere in Orfanatolo, su Sad Machines, quei concerti che sto a vedere, ho la fortuna di entrare in lista perché conosco tanta gente. Se Però sono no, concerti che vengono qua a costano, 45 euro, tipo. no? Non hanno il cambio vantaggioso in Giappone. Non, allora, il cambio non è neanche male, però è lì proprio che i costi per portare una band sono altissimi e quindi le band straniere, cioè le band americane, quelle australiane un po' meno, però, e le giapponesi no, però le band americane suonano in questi posti piccolissimi, quindi hai l'occasione di vederti, che ne so, i Suicide Machines sold out in questo posto che tiene 200 persone, però il Ok. biglietto è estremamente caro e quindi dai, questo taglia un po' le Beh, immagino, cioè. gambe. Però dai, l'Australia vedo che continua sempre a portare band. E certe band diventano assolutamente giganti là, tipo i Millencolin in Australia so che sono estremamente grandi. Sì, beh, ma tutto quel giro lì. Sì? Un po' penso sia la stessa reazione che la Slovenia qua in Europa da noi, che col Punk Rock Holiday sta chiamando tutti i residuati bellici possibili. Che prima era il Belgio, che col bronzo, che adesso Esatto. è la Slovenia. E va benissimo, eh? Ah, sì. Cioè Infatti, io un bomba. po' ho questa teoria che magari da prendere con le pinze per i risvolti, no? Però secondo me, avendo avuto il conflitto degli anni 90, cioè si sono persi tutto quel giro e adesso stanno recuperando in ritardo. E ovviamente Certo.
gente come noi ringrazia perché ti vedi tutti i gruppi che magari non sei riuscito a vedere quando eri piccolo, no? E tra l'altro da te la Slovenia sei molto vicino. Il Pacco Accordi dice 45 minuti dal confine, tipo mezz'ora. Sì, poi vabbè, Tolmin è giusto, secondo me un fatto che cioè l'organizzazione so che è tedesca, e quella del Punk Rock Holiday. Oddio, l'organizzatore no, cioè gli organizzatori sono sloveni, penso che la parte l'agenzia sì. L'agenzia è tedesca, dopo sì. È bello perché la Slovenia è un po' in mezzo tra Italia, Austria, Germania, eccetera, quindi prende indotto da tutte ste parti. Tu sei mai venuto a Punk Rock Holiday? Sì, io ho fatto le prime tre edizioni. Ok. Uno, due, tre, poi dopo ho cominciato a lavorare l'estate che ho cominciato a gestire un'attività al mare, perché prima facevo un altro lavoro e mi è rimasto impossibile, però le prime tre l'ho fatte. E da quello che sento è diventato un po' più un festival sulla linea degli altri, mentre le prime edizioni era veramente valetudo, da quello che sì, era più brado, come festival, adesso più organizzato, più... Sì. Cioè, sempre comunque bene, cioè, perché comunque fanno un massimo di 5.000 persone per non avere il delirio che c'è invece col Metal Days, che lì è proprio... Sì. Quindi gente, però siamo... sì, proprio le prime edizioni andavi là al Punk Rock Holiday ed era sta roba che non aveva senso, era molto più simile a un rave che a un concerto, che un festival, il clima attorno c'era proprio era anche un clima da rave. Sì, ma era anche una novità inizialmente, no? Quindi magari c'è ancora quel fascino mistico che può essere un posto come Tolmino e tutto quanto, no? Sì, però sì, mi ricordo già la seconda edizione era piena di grupponi, cioè. Mi sono visto tutti i concerti dal palco, è stato per me era magia pura. Sì, ma già la prima mi ricordo che partirono con Bad Religion. No, per il secondo anno partirono con Bad Religion. No, era il primo anno. Primo. Bad Religion FX, quindi dai. Roba figa. Poi in mezzo c'erano due giorni un po' più deboli, però... Esattamente, c'erano Total Music, Bouncing Souls... Sì. Cioè, e... più deboli intendo a... Sì, a non nome, avevano il nome... Per noi erano anche più figli. Qui dove siamo arrivati? Allora, Do You Wanna Fight Me, sta qui. Sì. Stiamo andando verso la fine. Siamo... Allora, l'album... Tra l'altro ho visto che l'edizione australiana rispetto a quella americana ha la tracklist leggermente diversa. Sì, esattamente. Penso che... Ok, quella sul vinile è la tracklist quella australiana, tipo... Ok, no, sto guardando dove... E cioè, per esempio, in due alla fine Metadon... no... Penso sia Go Fendel Go che nella versione Fett invece come traccia nascosta dell'ultima. Ah, ok. In teoria. Sì. Ah, sì, praticamente cambia la traccia nascosta che c'è I Don't Wanna Go to Work Today nella versione australiana e Go Fendel Go nella versione australiana. Esatto. Comunque vedi che è stata una scelta un po' strana questa, perché la chat non interagisce stasera. Interagisce poco, cioè non sono così famosi, no? Ah, ma c'è chi è interessato, chi li conosce, però è una band molto particolare per l'Europa, i Friends of Rome, quindi magari questa è una puntata credo che qualcuno se la va a sentire più da YouTube per sentire un po' eccetera che da Twitch, così la immagino, puntata educativa, dai. Molto educativa. Ieri tra l'altro avrei dovuto fare la puntata sugli Idols. Te ti piacciono? Cosa ne pensi di loro? Gli Idols sono quelli inglesi, quelli sì. Post-punk, no. Ho provato a farmeli piacere. Cioè, uguale. No.
E quindi c'è sta puntata che c'è un mio amico DJ collezionista che mi spiega perché sono fighi gli Idols, e quindi si fa la puntata dove lui disco per disco mi dà un pezzo, lo ascoltiamo insieme ma lì senza parlarci sopra, e diremo se ci piace o meno, e alla fine dirò se mi ha convinto o meno ascoltarli. Penso che la cosa, cioè il punto di forza di quel gruppo sia il messaggio che c'è dietro, su quello niente da dire, no? Però a livello musicale non ce la faccio. Gli Idols sono di Viagra Boys ripuliti. Sì, ecco, tutto quel giro lì non riesco a mandarlo giù. Tra l'altro si potrebbe fare con qualcuno, se voglia, la puntata che cerca di farmi piacere i Viagra Boys, che anche con loro ho qualche fatica ad ascoltarmeli. Perché sono tutti privi di melodia, no? Tendenzialmente. Sì. È quello che frega un po'. E vedo infatti che band come queste, al contrario dei Friends of Rome, che è una band che è un audience prettamente punk, che piace il punk rocker, loro sì, hanno il punk nel proprio, nel loro suono, però vanno a piacere più a chi viene da un background indie, secondo me. Esattamente. Comunque sì, cioè, per me l'immaginario dell'Australia è il Friends of Rome, è la faccia del cantante, eccetera, sono le prime cose che mi vengono in mente. Quello è, dicevo oggi, e preparatevi i panini alla vegemite. Te l'hai mai sentito? Sì. Sì, ma è un suicidio, tipo, farsi un panino col Vegemite. È la roba più salata del mondo, è più salato delle sardine, cioè... Allora, il Vegemite è, per chi non lo sapesse, tipo, non è la Nutella australiana, però è... Perché è un sapore che, quando lo senti per la prima volta, a me lo portarono degli amici australiani che mi vennero a trovare, e mi mandi a fare in culo, perché è terrificante, però è una roba. È fermento, boh? Sì, esatto. Cioè, penso che la cosa migliore per provarlo sia tapparsi il naso e dare un morso a... perché se fermi all'odore è la fine. Poi anche il palato non esce bene. E però in Australia non è una gag, è veramente una roba che va tantissimo. Sì, sì, salatissimo, però penso c'è una questione di abitudine. E è una roba da colazione o da pranzo, o no? Non saprei dirti, tipo... Ok. No, perché appunto non avendolo assimilato bene, ho sempre evitato di farmi coinvolgere dalla cosa, no? Allora, qui chiediamo a Michael, purtroppo sono arrivato tardi, ma avete tanto una spiegazione del fatto che il 90% dei gruppi australiani sono composti da fattoni? Beh, chi è incluso nell'altro 90% di gruppi australiani? Cioè, non so, perché io ti dico, per me quando ho iniziato ad ascoltare i Friends of Rome, loro facevano parte della triade sacra assieme a... Bodyguard? No. No? No, no. Gli Ardons. Ah, gli Ardons, è vero? E... aspetta, rimetti gli Ardons che eri in piccolo. Ok. Ok. E poi... i Minis. Allora invece sai che i Minis non li hai mai seguiti? Più che altro sono la sacra triade per me, perché quando mi hanno passato, perché avevo i ragazzi più grandi che mi passavano la musica da adolescente, no? Quindi le cassette avevano questi su, e per me sono rimasti questi, sai, pensi all'Australia, pensi ai CDC, pensi agli NXS, lui diceva i Durrats e gli Skags. Sì, ma loro sono fatto veramente, cioè... cioè, la domanda è questa, c'è molta fattanza nella scena australiana? Penso che...
Oddio, non conosco la scena, però penso almeno quella da cui vengono fuori Dunrise, gli Skeggs, sia quella andà party, spiaggia, surf, quindi penso siano portati a, compitiamo così. Perché anche i Parkway Drive sono dei surfisti, ma loro non ti sembrano dei fattoni. No, purtroppo sono altra categoria, cioè. Sì. E guarda, ti dico, volente o nolente, li ho visti per 5-6 volte per quei drive. E quando lavoravo tra Vidia e quelle organizzazioni lì, gli ho organizzato un botto di concerti, lavoravo all'organizzazione di un botto di concerti, quindi li ho visti veramente un'infinità di volte. Mi ricordo Nvidia di averli visti anche. Sì, ho lavorato lì, Bologna, tante volte. Ed è una band che ho diverse maglie perché lavorando e così passavano il merch, eccetera, ma non me li sono mai cagati. E invece di Friends and Rome hai merch? Allora, sai che non ho merch dei Friends and Rob, però visto che c'è, perché all'epoca, magari, all'epoca non so perché non ho mai preso niente, sì, ma ero più piccolo, avevo meno soldi, a volte, paccavo, visto che c'è della roba fighissima su King Road Merch, ma ci sono poche taglie. Allora vediamo, io ho un po' di maglia spesa ovviamente i concerti. Sta qui, si vede. Si vede bene. Questa è dall'ultimo album, quello Vabbè, Ike stanza vs. T. tamarra. Sì. Poi questa è orrenda e non so perché l'ho presa, ma mi serviva qualcosa del concerto, tipo. Invece è figa qua, a me piace più questa dell'altra. Si illumina il buio, tra l'altro. Che bomba le maglie! Ne è una delle Stan Jake che si illumina il buio. Probabilmente ne parlarono in quel tour, perché sennò. Tecnicamente sì. E Glow in the poi, dark. esatto, e poi c'è questa che è la più bella, tipo. Ah sì, con la dita sulla. Bellissimo! Aspetta che apro un po' più, si vede così meglio, sì. Love will tear you a new one again. Diciamo, loro più che fattoni sono irriverenti, questo sì. infatti commentano potentissima. Ah, ho visto! Dai, prossima volta a King Road Merch ne prendo una, anche se XL va bene. Vuol dire che ho la scusa per mangiare di più. Tra l'altro era uscito per SBAM Records questo anche, che è un 7 pollici che tra l'altro è rosso, mi pare, sì. Rosso. Ed è praticamente un Greatest Hits, Carina. tipo. C'è un 7 pollici Greatest Hits? Sì, perché ha Never Had So Much Fun, High School Reunion, Mommy Doesn't Know You're a Nazi, Forever Malcolm Young, sembra preso tipo. Sì, a caso dalle varie uscite. Esatto. Dei Ed è rosso, pezzi. questa anche. Bello. Tipo, figa l'idea del 7 pollici. Comunque, SBAM fa sempre delle robe molto molto carine su, dai, le loro Infatti, uscite c'è così. cioè, vedere anche la raccolta dei bracket che è uscita. Bella quella infatti presi pre-order con tanto di maglietta. E poi ho visto che sempre a 7 pollici ne hanno fatto anche uno di Useless ID, si chiama Seven Years from Hell, tipo. E fa tante robe carine lo SBAM, tipo. Useless ID mi è un po' passata la passione verso di loro. Perché sono. Hanno iniziato in bomba, perché gli inizi erano favolosi, c'è cioè lo split con gli Ataris, i primi album, Sì. quando erano poppeggianti, poi hanno iniziato a Sì, tipo fare. Kung Fu Records. Adesso Regas c'è la traccia finale che ci sarà la traccia nascosta del disco. E stavano dicendo sì, col tempo mi è passata la passione per gli Useless, boh. Penso che forse l'ultimo album che era uscito, quello su Fat State of qualcosa, Sì? quello non era male, però nel Quello prima. mentre erano più rockeggianti, no? E quindi Sì. tipo, quando buttano via la melodia. E poi mi ricordo quell'album che cominciava con un pezzo mega figo.
E poi c'era tutto l'album che era mezzo rock. C'era la prima traccia, adesso lo vado a cercare qual era. E che c'era la prima traccia che era una figata. E poi dopo tutto l'album, mezzo album rock. E quindi una rottura di cazzo assoluta. E quindi dai, l'ultima volta li ho visti, tante volte anche loro. Però adesso ho perso un po' la passione. Io l'ho visto a Punk Rock Holiday l'ultima volta. Che adesso la batteria hanno il cantante dei Kids Insane. Esatto. Che anche loro molto fighi, sempre Live or Die era, no, Symptoms? Symptoms può essere, oppure forse qualcosa a Bones. Sì, Broken Bones. Broken Bones, che però non era. Se no c'è Redemption anche. Sì, Redemption molto bello, che lì erano ancora sotto Kung Fu Records. Ah sì, dopo con Symptoms era l'album Mega Rock. È vero. C'è sta cosa di fare le robe rock. Boh, almeno perché non sono degenerati come i Beatsteaks, lì proprio è stata una delle cose più tristi, almeno per me. Allora, aspetta, i Beatsteaks sai che sono un grandissimo fan. Quando è che ti hanno cominciato a romperti le balle a te? Dopo Smack Smash, penso. Ah no, io vado molto avanti con loro. Perché poi dopo, io fino a Boombox mi piacciono, perché poi c'è stata tutto quella e quel rock figo, no. Quel rock tedesco, tipo, cioè, sì. Cioè loro sono proprio rock tedesco, con tutto quello che comporta. E quindi sì, tra l'altro ho cominciato l'altra live con quel pezzo per commentare gli outfit dal vivo dei cose, dei visti che sono assurdi. Secondo me loro sarebbero capaci di andare in giro con le robe della Lidl, tipo. Sì, però non voluto per fare cool. Loro le robe della Lidl perché vanno a comprare da Lidl. Esatto. Cioè, involontariamente. Ci sta. Comunque, tra l'altro, stavo ripensando al discorso che facevamo l'altro giorno sugli Slick Shoes, no? Sì. Che mi hai chiesto se secondo me la componente cristiana che li ha fatti smenare un po' la gente. Però sono andato a vedere che l'album prima di quello che è uscito quest'anno è Far From Nowhere, che è del 2003. Uno dei miei dischi preferiti della storia della musica. Sì, anzi, sono stati 17 anni di vuoto. 17 quindi, anni fermi, sì. Quindi, cioè, per come va avanti i gusti della gente, 17 anni sono un'eternità, tipo. Cioè loro erano ancora in piena generazione MySpace. Sì, no, ma pre-MySpace, perché è del disco. Sì, infatti, poi c'è le robe, diciamo, iniziali, che Tooth & Nail. Qui è iniziato il 96, loro. Ce l'avevo proprio qua a tiro. E sì, qui, perché prima uscivano sotto Tooth & Nail, poi quest'album qua, uscì per Sideone Dummy Records. Ok, quindi salto. Sì, salto in su. E dopo, forse c'è stato qualcosa nella band, perché non si spiega 17 anni. E dopo sì, forse l'uscire loro dalla clicca un po' cristiana, ma non avere le spalle così larghe. Rispetto agli MXPX, che erano un gruppo gigantesco per un periodo, forse hanno fatto fatica, perché venivano dal Christian Punk, poi hanno provato ad andare un po' più verso altri, cioè cercare una nuova fetta di mercato, e non ce l'hanno fatta completamente. Però ma musicalmente sono sempre rimasti abbastanza simili, cioè coerenti. Non hanno mai mollato un cazzo, però se una band cristiana, secondo me, non esce sotto Tooth & Nail, col cazzo che vanno a comprare il disco, perché loro vogliono una band Christian con etichetta Christian. Ok, però il MXPX sono andati su Major, e hanno fatto anche album brutti su Major, perché c'è tipo, cos'è quello dopo? Everything and After. Esatto, quello. Strano, perché quando si parla di album brutto di MXPX viene fuori quello, perché altre robe in quegli anni sono state fighissime. E i capelli lunghi di Mike Herrera. Tra i più grossi errori dell'umanità, si annovero.
Però esattamente. Panic secondo me è un disco della Madonna. Ma lì si sono riassestati un po', no? Cioè, quello che non c'è stato gli Shoes, non hanno tentato di variare il genere, non hanno fallito. Cioè, sono, perché anche cioè, l'ultimo album, Rotation and Frequency, bellissimo. Cioè, sembra che non abbiano mai smesso. No, sembra, cioè, sembra praticamente questo album qua. E dopo, e sì, forse qui e questo rimane superiore. Cioè, è un grandissimo album, Rotation Frequency. Questo è un album che a pezzi e non lo sorpassi. Ma una band probabilmente non lo sorpasserà. Non si sorpasseranno mai i pezzi che ci sono qua. No, assolutamente. Penso sia il loro top, quello lì. Sì, perché prima erano un po' grezzi, poi cominciavano ad avere questa componente hardcore melodico, melodie incredibili, eccetera. Soprattutto la produzione su quell'album, sì, che ha fatto. E soprattutto il chitarrista, secondo me, è una bestia di quello che c'è. La mena tantissimo. E poi è figa far sta riflessione come questi due album, adesso Rotation Frequency ce l'ho laggiù, non ce la faccio andarlo a prendere. E come, cioè, 17 anni sembrano veramente le produzioni come si sono stabilizzate. Esattamente. Perché se senti un album del 98 e del 2003, c'è un abisso in produzione. Vabbè, era registrato in cantina probabilmente, soprattutto la batteria, erano allucinanti. E invece 2003-2020, sì, cioè dopo, vabbè, c'è stato il passaggio al digitale per molte cose, però le produzioni si sono allineati, allineate, lo standard del punk rock è rimasto quello. Esattamente. Cioè, forse sì, dopo che quelle grosse produzioni che facevano Jerry Finn o Ryan Green a fine anni 90 hanno un po' dato le linee guida e sono rimaste quelle, dai, suoni. Chi è quello storico che produce Strung Out, Pennywise? Ma c'è anche un altro. Cameron Webb. Sì, esatto. Quello lì penso sia stato con Spud Webb. E penso che sì, lui sia stato l'imprinting per il 2000-2010, cioè i primi 2000 come produzione. Che tra l'altro, adesso ci andiamo a vedere la discografia di Cameron Webb, cioè ha fatto anche, mi pare, vabbè, a parte gli Zebrahead, anche i Motorhead fece qualcosa? Sì, ho visto, non so cosa stavo ascoltando l'altro giorno, ma era qualcosa che non c'entrava niente con punk rock, ho visto che era lui ad averlo prodotto, però non mi ricordo cosa. Allora, cosa fosse. Sono qua sotto le produzioni, vediamo cosa c'è, gli Overeat. Che loro, vabbè, sempre più. Gli Zebrahead fecero diverse robe con loro. Poi i Motored Inferno, dei Motored, okay, prodotto da lui. E tipo diversissimo, sempre lo stesso anno, Sex, Love and Rock and Roll, The Social Distortion. Esatto, pure quello. Tipo, tra l'altro l'Inferno dei Motored mi sa che non l'ho neanche mai ascoltato. Tanto è come gli si dice, prendi un album e sono più uguali. Poi vabbè, ascoltano magari c'è molti miei amici, i Silverstein. Ok, sì. Che anche loro, cioè, con Motor e Social Distortion e Silverstein, non, cioè, una roba alternativa, non cambia un cazzo, cioè, diversissime. Madonna. Poi, oh, Our Darkest Day degli Ignite. Oh, madonna. A proposito di Ignite, vogliamo parlare dei... Sono talmente brutti che mi sono dimenticato anche il nome. Sono Ocean Hills, il gruppo che è adesso, Zoli. Madonna, ma sono... è uscito qualcosa oltre a quel singolo? È uscito un album. Un album? Ha fatto un album. Ma roccheggia o è tutto su quella linea moscia? Ah, non ho voluto ascoltarlo, mi sono bastati quei due singoli lì. Cioè, con tra l'altro... I Nickelback con Zoli alla voce. La produzione hollywoodiana dei video, che sembra veramente qualcosa di Michael Bay, tipo. Cioè... Ti va di fare una reaction a un video? Dai, facciamo. Andata. Allora, sta, come si chiamano? Ocean Hills? Oh... Ok, sì, li trovo. Oh. Ah, ma li troviamo i video.
Madonna, Ocean Hill. Vedi, a te è andata meglio che il new metal, facciamo le... Allora, Dio, cioè, il risultato è tragico uguale, però... Intanto mi sono arrivate le news, Napoli missione compiuta, quindi il Napoli è passato. Allora, io ho visto Budapest My Love, no, Death or Liberty o Budapest My Love, o Santa Monica, qua ci sono tanti video. Io direi Budapest My Love, che non l'ho visto, quindi è una reaction vera. Ok. Ti dico solo che, allora, il primo video ha 190.000 views. Madonna. Quello che avevamo visto tutti, che c'è lui che canta nell'oceano. Poi Ocean Hills, 113.000 views. E vabbè, ci sta, cioè 100.000 sono tante. Questo è 93. 12.000. Vabbè, dagli tempo. Ok, ok, però le views si fanno nei primi giorni. Allora... rapporto like dislike il 10% dislike e aspetta adesso un attimo che metto qua. Allora io credo che Zoli si fosse ritirato e invece no, certo, Zoli è una persona non splendida, di più da conoscere dal vivo. Più che altro ha mollato l'Ignite per fare sta roba, cioè era questo il motivo principale. Sarà l'età. Ah, sarà l'età, però boh. Allora, già chiamare un pezzo Budapest My Love. Vabbè che sei di origine ungherese, quindi non so cosa ti può capitare nella vita se hai l'Ungheria dentro. Però te sei stato a Budapest? Sì, era stata praticamente l'ultima data estera del tour che ho fatto a gennaio, sì. Aspetta che... E voi eravate, tra l'altro, siete stato uno degli ultimi tour che avete fatto, cioè che ho visto fare. Sì, sì, ci è andata di lusso da quel punto di vista, almeno possiamo dire di aver suonato nel 2020. Infatti. Siamo fatti un po' di capitali e via. Allora, Budapest My Love. La prima parola che ti viene in mente con Budapest è amore? È divertente come città Budapest. Sì, quindi, molto. Sì. Peccato, alla valigia. Col trolley. C'è anche un po' di Est Europa. Questa chitarra. Cioè, sta chitarra così arpeggiata è veramente una merda. Ballatona, tipo, ma le scie chimiche su. Tu non hai mai sentito il... Prima la Zoli Band anche prima, no? Sì, sì, ce l'ho il disco. Che non era malvagissimi, però... No. È un mulino bianco. È terribile! C'è lui nei boschi che non sa dove cazzo è e penserà a Budapest! Ma con la sfiga in bocca, sai? Mi dicono che sembra un Ramazzotti che non ce l'ha fatta! E gli manca il naso, no? Perché abbraccia gli alberi? Speravo in qualcosa di più hollywoodiano come l'altro video, tipo. Ecco, adesso è arrivata Budapest. Cioè, sembra uno scherzo. Anche perché ha quest'anda da John Cena lui, no? Quindi c'è solo che vada davanti le statue. Ah, fare il saluto. Madonna. Ma no! Ma c'è... Cioè, tanto ha suonato in un gruppo punk rock! Lo capisce che... Ma è incredibile! Madonna! E c'è mostrette i pop, tipo... Sì, fa le mossette!
Se lo vedessi su TV Serenissima non mi stupirei. Cos'è TV Serenissima? È angosciante questa canzone. È la canzone, forse la cosa peggiore del 2020, questa canzone. Ma è che c'è questo qua che fa gli assoli? No! Dai, per me è una presa per il culo, dai! E qui la chitarra tutta legno con 20.000 corde. Abbracci i bambini. Quello con la costiera, ma la costiera non c'è neanche il coperto. Ah sì, c'è. Cioè c'è il sottofondo, sì, ma sì, c'è. Sì, eccola. What? A parte We Were Rocky, sì. Madonna. Allora, qui dicono giustamente, per la prima volta entro a sorpresa nel canale dei Cantelli e c'è un pezzo del quale non mi spiego la sua presenza qui. Non so come siamo arrivati a parlare Farting Weasel di Cameron Webb, il produttore. Parlavamo di quanto fossero fighi gli Ignite, parlavamo di Friends of Rome all'inizio, e abbiamo detto sentiamo il nuovo di Zoli, e stiamo facendo la reaction al video. Fino adesso un giudizio, Michael? Tipo settimana enigmistica, no? Senza parole, sai che... No, beh, è trash, ma non è trash bello, no? Cioè, non è trash che prima... Perché certe cose sembrano messe a caso e per far ridere invece loro ci credono. Dai, rimangono 50 quello, secondi, no? Proviamo a farti 50 secondi. Sono 5 minuti e 10 di cantone. Sono tutti bravi ad ascoltare la musica figa e ad ascoltare la musica di merda, ragazzi, che ci voglio le palle. Ah, l'intro di piano. Cioè, gli Ignite sono una delle band punk rock più fighe in assoluto. Riuscivano a mettere d'accordo chi veniva dal punk rock, dall'hardcore, l'hardcore melodico, un gruppo di congiunzione. Ti ricordi? Parte l'ultimo album che era tipo... Vabbè, però... Queen applicati all'hardcore melodico. Dai, penso al periodo A Place Called Home... E a World Darkest Day, soprattutto a Place Called Home, che è il mio preferito, però era un gruppo che all'epoca c'era un po' di rivalità, non rivalità, però si era più divisi tra hardcore, punk rock, eccetera. Gli Ignite erano un gruppo che univa, mi ricordo, all'epoca. Sì, perché loro venivano praticamente fuori dal giro hardcore e si sono, diciamo, melodicizzati. Anche perché la sua voce credo che sia funzionale alla roba melodica. Sottotitolo della reaction: How the Great Have Fallen. Giusto un po'. Potremmo fare la rubrica Sic Transit Gloria Mundi. Si sarà messo insieme ad un ungherese. Boh. No, è ungherese. Cioè, sì. È di origine ungheresi. Che tra l'altro il Pancrocolide ha suonato, aveva fatto un discorso contro il comunismo, cioè cosa non da fare in Slovenia.
si sente un po' anche di The Calling. E tra l'altro, adesso non lo so questo, ma mi pare che abbia fatto il featuring con una band di estrema destra ungherese, una roba del... No, mega nazionalista ungherese, non lo so, guarda. Può essere, perché sentivo queste voci di... Dopo, secondo me, si è un po' sputtanato nel punk rock, ciò non toglie i testi bellissimi e cioè, poi c'è cioè, mega e contro la guerra, contro, cioè, degli Ignite, andatevi a leggere, il pezzo più famoso, appunto, Veteran, cioè, mega contro la guerra, eccetera, quindi non so che cazzo gli sia preso, boh. Ha voluto fare la grana tipo con sta roba. Non lo so, perché non credo che se la stia cagando la O gente, però. l'età, o l'età più Boh. che altro. Poi Poi. diciamo che sono venuti fuori adesso in piena pandemia, quindi magari non. Boh. Però se hanno fatto tutte quelle visualizzazioni, gli altri due video, cioè. Poi Qualcuno lì che. è stato anche un simbolo della causa animalista, cioè una delle prime band, gli Ignite, ad esprimersi a favore di sia Greenpeace che quelli delle balene, Sea Watch, no, com'è che era? Era Non so. Greenpeace sempre con le balene, tipo. Sì, però l'altro che quello che, dai, erano ancora più schierati. Vabbè, qualcosa. Sea Warriors, Sea probabilmente, Watch, qualcosa una di roba del simile. genere. Quindi dai, boh, va a capire. Il rincoglionimento, speriamo di non ridurci come Zori. Oddio, spero di proprio di no. C'è anche perché non saprei fare quella musica lì, quindi. Te magari con una origine australiana potresti fare Sydney My Love. Sì, Ah, Sea Shepherd, ok, è Sea vero, Shepherd, sì, vabbè, sì. giusto. Ragazzi, è stato un piacere. Allora, un attimo che dico l'ultima roba. M'estate a smantellare Zoli, ma tanto lui ha 50 anni, c'ha più bicipiti di noi della chat messi insieme, il bicipite vince sulla coerenza. Hai ragione. A questo punto mettiamoli vicino al cantante dei Rise at Feast. Giusto, gara di culturismo. Voilà, Michael, grazie mille per avermi fatto compagnia Grazie stasera. a te. Sempre Dai, divertente. noi ragazzi ci becchiamo domani, come al solito venerdì, orario boh, a caso, però sarà tardo pomeriggio, verso le 5 e mezza, 6, farò un unboxing e ci vediamo presto. Grazie ancora Michael, ciao a tutti i ragazzi della chat. Ciao ciao. Voilà, and bro.